Antonio Canova. Antonio Canova, considerato il massimo esponente del neoclassicismo, nasce a Possagno nel 1757. Sin da giovane coltiva la passione della scultura, in particolare di quella greca, da lui ritenuta madre dell'arte scultorea per eccellenza. Svolge il suo apprendistato a Venezia, dove produce le sue prime opere rappresentanti i personaggi della mitologia greca che rivelano l'influenza dello scultore barocco Gian Lorenzo Bernini e che gli danno una certa notorietà nell'ambiente artistico locale come Orfeo d'Euridice, Apollo ed Edalo e Icaro. Nel 1779 si reca a Roma per frequentare le scuole di nudo dell'Accademia di Francia del Museo Capitolino. Nella capitale, inoltre, apprende le tecniche scultoree che insegna Winckelmann. L'influenza degli ideali neoclassici nella sua arte si rende sempre più evidente, a cominciare con opere come Teseo il Minotauro, per proseguire con la serie di sculture Eros Giovinetto, Amore e Psiche, Ebe, Venere Adone, Ercole Lica, le tre grazie che gli regalano fama internazionale. Egli fa riferimento alla scultura dell'arte greca, ritenendola l'unica via di raggiungimento della bellezza, dato che possiede quella nobile semplicità e grandezza che gli scultori contemporanei devono cercare. Canova realizza le sue sculture in marmo bianco, di un modellato armonioso e levigato. L'artista, dapprima, realizza una prima idea di opera su un foglio di carta, poi realizza diversi modelli in terracotta e in cera. Infine, realizza la scultura di misura definitiva che strofina con pietra pomice e cere o tinture colorate che conferiscono quella venatura di colore che richiamano l'incarnato della pelle naturale e l'effetto di antico. Le sculture canoviane si presentano come opere incontaminate e pure, secondo i principi del neoclassicismo nell'arte neoclassica. Le sculture canoviane si presentano come opere incontaminate e pure, secondo i principi del classicismo dell'arte neoclassica. Oggetti di una bellezza eterna e pura. Canova, nelle sue sculture, decide di congelare e rappresentare il momento pregnante, momento di quiete assoluta in cui il tempo si congela per sempre. È qui che la storia diventa mito. Tra il 1783 e il 1810 realizza i monumenti funebri di Clemente XIII e Clemente XIV a Roma, di Maria Cristina d'Austria a Vienna e di Vittorio Alfieri a Firenze. Durante la vita, Canova acquisisce una fama importante, soprattutto sotto l'imperatore Napoleone, per la cui famiglia dedicò la produzione artistica nei primi anni dell'Ottocento. Con la fine dell'epoca napoleonica, Canova fa ritorno a Roma. Le opere di questo periodo sottolineano un mutamento tecnico dell'artista che carica di maggiore emotività le sue opere, che quindi cominciano ad avvicinarsi alle nuove tendenze del romanticismo. Al culmine della sua carriera internazionale si reca a Londra, dove ha l'occasione di vedere i marmi originali del Partenone, suoi modelli di riferimento. Nel 1822 il grande scultore veneto viene paragonato all'artista classico Fidia, scultore di grande importanza in ambito classico. Muore nel 1822. Se Antonio Canova ti è piaciuto, prosegui con i prossimi artisti. Buon ascolto!